Salve, buonasera a tutti. Sono Carla Di Quattro del Dipartimento delle Libertà Civili e di Immigrazione. Il prefetto di Bari è un momento impegnato al telefono, evidentemente non ha potuto sottrarsi, ma sarà qui a momenti. Vi prego di scusarci. Grazie. Saluto anche Laura. Grazie mille. Noi intanto incominciamo, poi appena arriva. Grazie. Grazie. Bene, direi che possiamo incominciare, Dario. Ottimo, perfetto, grazie Daniele. Buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Dario D'Urso, sono uno dei referenti del CESPI, Centro Studi di Politica Internazionale, sull'area balcanica. E vi do il benvenuto a questo webinar dedicato alla rotta balcanica 5 anni dopo. Cercheremo di fare un po' il punto sulle recenti evoluzioni di questo percorso migratorio, in particolare interloquendo sia con attori istituzionali italiani che con rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che sul terreno si occupano di questo fenomeno, in particolare in alcuni snodi specifici, in particolare in Grecia e in Bosnia Erzegovina. E questo webinar rientra in un progetto di ricerca che il CESPI sta portando avanti insieme a Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e che è finanziato dall'iniziativa Centroeuropea in un quadro nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale che l'INCE porta avanti con la regione Friuli Venezia Giulia. Faccio semplicemente il benvenuto ai nostri discussants, in particolare ad a Anna Ferro, ricercatrice del CESPI, esperta di migrazione e che partecipa anche a questo progetto di ricerca. Poi avremo il prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che ci fornirà un po' il quadro della situazione, il punto di vista istituzionale italiano sugli ultimi sviluppi di questo fenomeno della rotta balcanica. Poi avremo il capo missione OIM per la Grecia, Gianluca Rocco, e il capo missione dell'OIM per la Bosnia Erzegovina, Laura Lungarotti. A conclusione avremo anche un intervento del vicequestore Giuseppe Colasanto, che fino a pochissimi giorni fa era appunto il dirigente della Polizia di Frontiera di Trieste e che ci darà un suo punto di vista sull'esperienza diretta che appunto ha avuto svolgendo le sue funzioni. Prima di dare la parola ai nostri partecipanti, vorrei invitare l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Dopodiché Roberto Antonioni, il segretario generale dell'INCE, a dare i loro saluti. Quindi darei subito la parola all'onorevole Fassino. Prego. Va bene, grazie, grazie al CESPI per questa iniziativa che, come ha ricordato molto bene Dario D'Urso, in realtà rientra in un lavoro intenso che sull'area balcanica il CESPI sta conducendo ormai da 3 anni e che ha dato luogo anche a pubblicazioni, seminari, convegni, conferenze. Grazie all'INCE e al segretario generale Antonione che saluto e che è appunto parte di questa iniziativa di ricerca sulla rotta balcanica, e grazie a tutti coloro che interverranno. Io mi scuso se non potrò, diciamo, prolungare più di tanto la mia presenza, perché in questo momento è in corso, sempre online, la conferenza internazionale sull'Artico, e come presidente della Commissione Esteri devo partecipare, e poi più tardi ho in audizione alla Commissione Esteri l'ambasciatore del Giappone sulla presidenza italiana del G20. Detto questo, rotta balcanica è uno dei temi cruciali, sia, diciamo, delle strategie che investono le politiche dei paesi balcanici, sia delle strategie che riguardano le scelte che l'Unione Europea deve fare in materia di migrazione. In realtà questa rotta balcanica è tornata di attualità recentemente. C'è stato un momento in cui era una delle vene fondamentali di afflusso di migranti, di profughi verso l'Europa. Poi una serie di politiche di chiusura delle frontiere, dei confini messe in campo dai paesi balcanici ha dirottato questi flussi su altri percorsi, che
più recentemente questi flussi hanno tornato a percorrere questa rotta, con alcune particolarità che vale la pena di sottolineare. La prima è che nessun paese balcanico è un paese di primo accesso dei migranti, perché l'area balcanica è un'area interna a un contesto continentale, in particolare dell'Unione Europea, che vede come paese di primo ingresso di flussi migranti la Bulgaria, la Romania, la Grecia, ed è da lì che arrivano i migranti che affluiscono nei paesi balcanici. Quindi siamo di fronte a un paradosso, e cioè che i paesi dell'Unione Europea scaricano l'incapacità di risolvere il problema dei migranti sui paesi che non sono membri dell'Unione Europea, anzi sono paesi candidati a essere membri dell'Unione Europea, ma tra le ragioni che rendono complesso, lungo e tormentato l'iter di adesione ai negoziati relativi, c'è anche la complessità di gestione del tema migratorio. Quindi una prima grande questione è che i paesi balcanici sono paesi nei quali, i paesi dell'Unione Europea di primo ingresso scaricano flussi di migranti. La seconda contraddizione è che c'è una curiosa, teoria nell'Unione Europea, ed è che per governare meglio i flussi migratori e non avendo paesi europei dell'Unione una grande disponibilità ad accogliere questi flussi, la cosa migliore è situare nei paesi balcanici esterni all'attuale configurazione dell'Unione i luoghi di concentramento, di ospitalità, di contenimento dei migranti, il che evidentemente non è una strategia che abbia un senso, perché coloro che arrivano da molti paesi attraverso la Grecia, la Bulgaria, percorrono la rotta balcanica e non percorrono quella rotta per stare nei Balcani, vogliono entrare in Europa e neanche nell'Europa più vicino. Spesso gran parte di questi migranti vuole raggiungere le proprie comunità in Germania, in Svezia, in Austria, in Francia, in Italia naturalmente. Quindi il fatto che noi abbiamo quando dico l'Unione Europea ha una strategia che cerca di convincere i paesi balcanici che il loro contributo a una gestione ordinata dei flussi migratori è quella di essere stazione di contenimento ai confini dell'Unione dei migranti è una strategia assolutamente perdente e non accettabile. Peraltro questo è dimostrato dalle vicende complesse che riguardano i vari paesi balcanici, ciascuno dei quali tra l'altro ha una strategia per la gestione della politica migratoria diversa, perché l'Albania, per esempio, affida i flussi migratori all'Organizzazione Internazionale dei Migranti, la Serbia invece gestisce in proprio i 19 campi di ospitalità e di contenimento dei profughi e dei migranti, la Bosnia anche in virtù di una complessità. Buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno Prefetto. La Bosnia, in virtù anche della sua complessità istituzionale, no? Due entità, tre comunità, con tutta la complessità che segna la fragilità della coesione di quella nazione, ha molta difficoltà a gestire in modo efficace il tema dei migranti. La vicenda del campo di Lipa mi pare sia lì in modo paradigmatico a rendere evidente quanto i conflitti a livelli istituzionali bosniaci ha reso più complicato la gestione di quel nucleo di migranti. E quindi il tema è quello, riconduce ancora una volta alla politica dell'Unione Europea. E noi sappiamo bene che uno dei talloni d'Achille del processo di integrazione delle politiche europee di questi anni è la fragilità e la debolezza della strategia migratoria dell'Unione. Fin qui le politiche migratorie sono state governate dal regolamento di Dublino. Come sappiamo, il regolamento di Dublino è ampiamente deficitario, soprattutto perché fa carico ai paesi di primo accesso sostanzialmente di gestire i flussi migratori
non prevedendo meccanismi cogenti di redistribuzione e di solidarietà. Questo ha reso molto complessa, come ben sappiamo noi in Italia, la gestione dei flussi migratori, e questa è una contraddizione che si scarica anche sulla rotta balcanica. La Presidente della Commissione europea ha recentemente avanzato una proposta per un nuovo patto per una politica migratoria. Io dico è certamente un buon punto di partenza la consapevolezza che bisogna andare al di là del regolamento di Dublino, ma quella proposta, così come è formulata, è assolutamente timida e non è, diciamo, all'altezza delle esigenze di una gestione dei flussi migratori adeguata. E quindi io credo che una delle questioni che certamente dovrà vedere impegnato il nostro Paese, insieme ad altri, ieri ho discusso a lungo, per esempio, con i colleghi della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale Francese, è come mettere in campo un'azione politica che spinga la Commissione Europea ad andare più avanti rispetto alla proposta che ha fin qui avanzato. Finisco dicendo che naturalmente questo tema entra pienamente dentro poi la più larga e grande tematica di come si vogliono integrare i paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. Sappiamo che questo percorso è lungo e travagliato. Dalla pace di Dayton sono passati 26 anni, dal Consiglio Europeo di Salonicco 18, un tempo lunghissimo, e ancora non si vede la conclusione di questo percorso, che per Serbia e Montenegro è stato avviato, sia pure, come dire, bloccato, perché più della metà dei capitoli che sono al centro del negoziato con la Serbia non è stato neanche ancora esaminato. Per Albania e Macedonia del Nord c'è la decisione politica di aprire i negoziati, ma non è stata ancora convocata la conferenza intergovernativa che è necessario per aprire i negoziati. Per la Bosnia la prospettiva è di più lungo termine. Credo che sarebbe già un primo risultato se entro l'anno, tra la presidenza portoghese e quella slovena, si passasse per la Bosnia dallo status di potenziale candidato allo status di candidato, ma questo delinea un percorso in ogni caso lungo. E sul Kosovo siamo ancora più indietro perché, come tutti sappiamo, la vicenda del Kosovo è molto determinata da quale sarà l'esito del negoziato tra Serbia e Kosovo sulla normalizzazione delle loro relazioni. Ma non c'è dubbio che soltanto dentro un processo di integrazione che faccia vivere i paesi balcanici fino in fondo l'essere parte dell'Unione Europea e sentirsi corresponsabile dell'Unione Europea, sarà possibile gestire anche i flussi della rotta balcanica. Quindi c'è un rapporto, io credo, molto stretto tra come affrontare e gestire oggi questa emergenza e le prospettive politiche di relazione e di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. Qui mi fermo e vi lascio la parola. Grazie. Grazie mille, onorevole Fassino, per il suo intervento. Ora do la parola a Roberto Antonione, segretario generale dell'INCE. Prego. Grazie, buonasera a tutti. È un piacere a nome del segretariato esecutivo dell'INCE essere qua a portarvi il saluto mio personale del segretariato, a tutti i relatori, a tutti i partecipanti di questo evento che è stato realizzato grazie a un progetto di cooperazione internazionale cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sottolineo questo aspetto perché ritengo importante che gli enti locali, la Regione in questo frangente, siano parte attiva nel promuovere, sostenere iniziative che hanno un carattere naturalmente internazionale, perché sono problematiche che indubbiamente coinvolgono tutti a livello internazionale, a livello nazionale, ma gli enti locali, tanto più quando si tratta di una regione di confine che ha un trascorso storico importante, che può essere considerata per molti effetti il punto di riferimento anche di molti dei paesi dei Balcani occidentali, sia appunto presente e sia parte attiva. Un saluto particolare, consentitemi, all'onorevole Piero Fassino, il presidente della Commissione Esteri, che ha fatto
un intervento illustrativo iniziale molto puntuale. Un ringraziamento a Piero che posso dire è stato in qualche modo il promotore di questa fruttuosa collaborazione che abbiamo instaurato tra il CESPI e il segretariato dell'INCE. Questo incontro vuole essere un'occasione appunto per fare il punto su quella tematica importante che è stata molto ben descritta da Piero Fassino sulla rotta balcanica, facendone sostanzialmente una fotografia di quella che è la situazione, magari anche con la possibilità di individuare degli scenari futuri. Io penso che sia necessario essere chiari su un punto, non dobbiamo nasconderci che si tratta di una questione molto complessa e anche spesso divisiva, in quanto coinvolge da una parte la necessità delle persone che cercano protezione internazionale e sostanzialmente aspirano a migliorare le proprie condizioni di vita. Quindi un elemento fondamentale che va considerato uno dei cardini di quella che è in qualche modo il rispetto generale dei diritti dell'uomo, e dall'altra parte c'è una legittima, per certi aspetti, preoccupazione dell'opinione pubblica dei paesi che, come quelli dell'Unione Europea, come il nostro, che temono per l'appunto che ci sia una pressione eccessiva, che questo possa creare dei traumi, in qualche modo delle modificazioni anche di un equilibrio socio-economico importante, e indubbiamente tutto questo in un contesto in cui peraltro anche i paesi che stanno bene come il nostro stanno vivendo una situazione economicamente più critica di quella che è la situazione normale. Ecco, queste questioni sono questioni di fondo, questioni che noi dobbiamo sempre tenere presente quando ragioniamo su queste cose e che devono essere in qualche modo la guida anche rispetto alle scelte che andiamo a fare. Il fatto che oggi ci siano autorevoli discussant su questo tema mi fa pensare che la discussione sarà certamente molto, molto costruttiva, che potremo ottenere delle indicazioni di grande interesse e che ci potrà poi essere magari anche qualche approfondimento successivo. Nel riprendere anche alcune considerazioni generali che ha fatto l'amico Piero sulla questione della rotta migratoria, diciamo, mi sembra che sia stata assolutamente molto, molto lineare, molto chiara, molto puntuale la sua descrizione. La condivido completamente, condivido anche naturalmente l'analisi politica generale, perché tutto questo si collega a un momento difficile in generale delle istituzioni europee, certo, più in generale dei fori multinazionali, multilaterali. Il multilateralismo è messo in discussione e le tematiche come queste sono tematiche che purtroppo sono troppo spesso lasciate in qualche modo, se non proprio, come dire, marcire, certamente non vengono sviluppate. Ricordava Piero Dayton, ricordava il Consiglio europeo di Salonicco. Potremmo ricordare anche che, per esempio, una questione all'interno della stessa Europa è ferma dal 1974. I caschi blu delle Nazioni Unite presidiano la buffer zone all'interno di un'isola che è certamente, come dire, è composta anche da un paese dell'Unione Europea, Cipro. Questione congelata. Oggi noi siamo più portati a tenere ferme le questioni, a congelarle, piuttosto che avere la capacità di riuscire in qualche modo a superarle. È un pericolo, perché quando le questioni restano ferme per troppo tempo, la possibilità poi che queste riescano a svilupparsi e a superare quelle che sono le situazioni di difficoltà non migliorano. E quindi lasciarle nascoste, non tenerle vive, non cercare di progredire, non significa tenerle ferme, ma purtroppo anche in questi casi significa tornare indietro. Potremmo in questo ragionamento pensare anche al fatto che ci sono anche altri players internazionali che hanno magari anche interessi diversi e che, rispetto alla inattività che spesso abbiamo riscontrato nelle istituzioni europee, possono a loro volta invece assumere iniziative
molto più proattive, e questa è una preoccupazione che per chi come noi ha sempre considerato fondamentale cercare l'integrazione di quella parte di Europa per consentire a questa finalmente di stabilizzarci, non può far altro che preoccuparci. Mi fermo anch'io qui naturalmente per lasciare lo spazio ai relatori, augurando a tutti buon lavoro e scusandomi anche perché anche da parte mia non potrò purtroppo seguire fino in fondo i lavori, ma avrò certamente modo poi di leggere gli atti di questo incontro. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie mille a Roberto Antonioni per il suo intervento, che insieme a quello appunto di Piero Fassino hanno individuato un po' il perimetro politico della questione a livello europeo, a livello degli Stati membri, ma anche a livello delle autorità locali, ma anche appunto del livello dei paesi balcanici coinvolti. Prima di iniziare effettivamente il webinar in sé per sé, volevo soltanto dare due piccole indicazioni. Per i discussant appunto di tenersi sui 15 minuti nei loro interventi, e per chi ci sta seguendo in diretta, e come è già stato ricordato nella chat, è possibile fare domande alla fine della sessione utilizzando la funzione DLR nel menu in basso della piattaforma Zoom. Bene, io a questo punto do la parola ad Anna Ferro, ricercatrice senior del CESPI, esperta in migrazioni, e che si sta occupando insieme ad altri del progetto di ricerca, e che ci darà appunto, ci delineerà quelli che sono gli obiettivi della ricerca e ce ne illustrerà alcuni contenuti. Alla parola va ad Anna, grazie. Grazie Dario, è davvero un onore, un onere seguire gli interventi che mi hanno preceduto per introdurre alcuni aspetti in più di riflessione su un tema che, come il dottor Antonioni ha già indicato, è una questione complessa e divisiva, la questione della rotta balcanica, andando a ulteriormente declinare alcuni snodi che abbiamo identificato nell'affrontare, nell'analizzare il tema della rotta balcanica e il fenomeno migratorio connesso, andando anche prima a presentarvi alcuni contributi che rendono in effetti questa ricerca particolarmente interessante per una fotografia aggiornata sull'oggi rispetto al 2015. La ricerca infatti contiene diversi contributi che hanno dei focus paese o corridoi paesi che saranno poi disponibili una volta che la ricerca sarà completata, e che vedono appunto contributi e valorizzazione di competenze all'interno di CESPI e dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Un contributo a cura di Federico Martino riguarda un focus sul tema della Grecia e Bulgaria, e quindi anche su il loro legame territoriale marittimo rispetto alla Turchia, quindi per quel tragitto, per quella parte di rotta balcanica. Dall'altra parte Dario D'Urso, che è qui con noi oggi, cura invece un focus su Bosnia Erzegovina e Croazia, con una particolare anche sensibilità e attenzione a quello che sta succedendo oggi in quella che su più fronti viene definita anche una crisi umanitaria in Bosnia, e con tutta la complessità che questa situazione ci trova anche a dover considerare. E infine un contributo che si concentra sul corridoio Italia-Slovenia, che quindi è all'interno delle frontiere Schengen europee, ma che è stato anche questo coinvolto dal 2015, ma ancora oggi negli ingressi attraverso la rotta balcanica, e che non verrà presentato oggi, diciamo l'ho curato io questo contributo, ma oggi non presenteremo i dati raccolti o un'analisi specifica di questo corridoio, anche perché nel panel di chi partecipa oggi c'è chi è anche molto più esperto di quello che è accaduto in queste zone e aree di confine.
bene, ma che ha voluto raccogliere proprio una serie di spunti, fonti e dati che ci permettono di guardare a questa porta d'ingresso che coinvolge in particolar modo l'Italia, non solo quindi sul fronte mare, ma anche sul fronte terra. E come oggi diversi webinar, come un webinar precedente sui temi delle organizzazioni criminali lungo la tratta della rotta balcanica e il tema di oggi. Quindi questo è un po' anche per promuovere questa ricerca e per invitarvi successivamente a utilizzare questi materiali che si sono anche confrontati con l'impatto più recente del Covid rispetto all'andamento dei flussi lungo la tratta. Io seguo fra l'altro chi mi ha preceduto, aggiungendo forse qualche piccolo spunto, soprattutto rispetto agli elementi sottolineati dall'onorevole Fassino, su questi snodi, quindi in che modo possiamo avere una prospettiva complessa di un fenomeno così articolato e complesso e quali sono gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione. Un primo snodo guarda appunto all'Europa, quindi come ente, come organizzazione, come contesto che guarda ai flussi migratori in una dimensione di medio-lungo periodo, definendola il futuro new normal, la nuova normalità che l'Europa dovrà tenere in considerazione per un incremento in termini di intensità dei flussi e di quindi maggiori sbarchi o arrivi alle porte dell'Europa, che non dovrà più essere quindi gestita, trattata e considerata in termini emergenziali, ma quanto fattore sistemico. E per fare questo un aspetto centrale è proprio il non guardare i flussi e la pressione migratoria alle porte dell'Europa o dei Balcani, al di là delle frontiere, ma a guardare tutto il percorso migratorio, quindi a partire dalle cause profonde e quindi dai luoghi di origine delle migrazioni, dove ci sono tematiche e problematiche diverse, quali aspetti di insicurezza, conflitti, ma anche povertà, disuguaglianze, se non i più recenti temi legati al cambiamento climatico ambientale e a quelli che vengono definiti come futuri rifugiati ambientali, anche se questo non corrisponde uno status di rifugiato ambientale. Guardare alle cause profonde significa poter governare i flussi migratori nei luoghi di origine, che devono necessariamente nel conclave degli stakeholder e degli attori coinvolti coinvolgere i paesi di origine, i paesi di transito, che nella gestione fino ad oggi invece non hanno dimostrato grandi capacità, interesse o anche stimoli nell'essere coinvolti. E lungo questi viaggi, queste rotte migratorie, che siano appunto dall'Afghanistan o dal Pakistan per arrivare attraverso la rotta balcanica piuttosto che attraverso altre vie, un altro elemento chiave è proprio quello dell'incentivare e mettere a punto delle politiche di prevenzione e contrasto dello sfruttamento degli esseri umani, che possono appunto sfociare anche in forme di violenza, tratta o traffico degli stessi. E quindi questo significa allargare innanzitutto lo sguardo della governance e gestione dei fenomeni migratori per la loro complessità e per la loro vastità geografica, quindi dai luoghi d'origine fino alle porte dell'Europa. E questo ci porta al secondo elemento, che è appunto il sistema normativo europeo su migrazione e asilo, che ci riguarda in modo più specifico e che l'onorevole Fassino ha ampiamente illustrato. Quindi c'è un'urgenza nel voler adottare una prospettiva di medio e lungo periodo che consideri la migrazione come il new normal, l'urgenza quindi di migliorare gli strumenti attuali che sono in vigore, quindi il regolamento di Dublino, il principio di solidarietà o responsabilità tra i paesi e la diminuzione dell'aggravio proprio del peso per i paesi di frontiera. Questo nuovo patto che è stato citato in effetti ha di positivo il fatto che si ripresenti come
ulteriore tentativo negoziale di miglioramento e di riforma del sistema comune europeo di asilo, che tuttavia trova maggiore convergenza sulle tematiche di rafforzamento delle frontiere esterne, quindi anche con strumenti di screening dell'identità delle persone, ma trova chiaramente, e qui c'è proprio la parola complessa e divisiva, la questione della rotta balcanica e della politica migratoria europea rispetto all'approccio interno europeo e quindi al principio di solidarietà o responsabilità tra i diversi paesi. E, avevo utilizzato qui sulla parte destra l'immagine di un libro che è stato pubblicato nel 2008 a cura di Andrew Geddes, Immigration and European Integration Towards Fortress Europe, che nel 2008, quindi ben prima del 2015, della crisi migratoria balcanica più recente e di questi ultimi anni, si poneva alcune domande chiave che erano proprio su quale ruolo può giocare l'Europa nella regolazione delle politiche di asilo e migrazione e quanto le misure europee di migrazione e asilo abbiano un impatto sugli stati membri e non membri, che sono le stesse questioni che ci poniamo oggi e che non hanno ancora trovato degli strumenti normativi e un consenso politico europeo attorno al quale costruire invece un'integrazione europea sulle politiche migratorie. Da questo secondo snodo passiamo quindi al terzo, che è un aspetto chiave e che soprattutto nell'ultimo anno e per tutte le vicende più forti che sono state riportate anche da diversi giornali, testate, ONG, riguarda proprio il tema della garanzia dei diritti e delle procedure per chi attraversi percorsi migratori, in questo caso per lungo la rotta balcanica. Quindi se pensiamo che dal 2015 ad oggi, diciamo fino a novembre 2015, circa 800-900.000 persone sono state più o meno immaginate come chi abbia attraversato la rotta balcanica, e negli anni successivi le risposte dei diversi singoli paesi sono state appunto di chiusura delle frontiere, costruzione di muri, sospensione della mobilità dell'area Schengen, nuovi o ripristino di vecchi accordi transfrontalieri per maggiori controlli e gestione delle stesse frontiere, se non l'esternalizzazione, come è accaduto nel caso della Turchia, della gestione delle frontiere e del problema migratorio, creando poi questi bacini in Serbia e oggi nel caso della Bosnia di stop game, quindi il gioco finisce lì, creando appunto questi campi stanziali di persone. E rispetto a tutto questo tema, sono persone che si muovono lungo la rotta, si trovano quasi a confliggere da un lato il diritto e il principio di sovranità statale, per cui in ogni paese all'interno, stiamo parlando qui dell'Unione Europea, un paese possa respingere chi sia sprovvisto di un permesso d'ingresso o di un documento valido all'interno del proprio paese, quindi questo è diritto di ciascun, della sovranità statale di ciascun paese, che però non può confliggere con il principio di tutela dei diritti delle persone in transito o in arrivo, quindi il diritto di identificazione, di essere identificati o di poter accedere a una domanda di asilo. E, quindi secondo il principio del non respingimento, che non possono essere fatti respingimenti collettivi o non può essere negato l'accesso alle domande di asilo. Soprattutto questo nel caso di soggetti vulnerabili, che per l'Italia poi sono tutelati dalla conquista della legge Zampa, ma che sicuramente poi all'interno delle categorie rientrano tra i soggetti più fragili e vulnerabili. Quindi questi due stessi principi purtroppo si trovano talvolta, e come è accaduto in questi tempi recenti, a confliggere, creando chiaramente situazioni che mettono ancor più in difficoltà e stato di vulnerabilità i migranti e le persone, che dall'altra parte
nel lungo la rotta balcanica sicuramente c'è una varietà di profili, di persone, di individui che la percorrono e la camminano. C'è questo termine, un po' questa etichetta del migrante economico, ossia chi decida di partire, di migrare per motivazioni legate appunto alla fuga dalla povertà o dalle discriminazioni o dalle disuguaglianze economiche, ma che poi ha sicuramente una situazione molto più complessa rispetto a chi parta invece perché sia a rischio per la propria identità, religione o gruppo etnico. Tuttavia, lungo la rotta balcanica e lungo tutto il percorso dai luoghi d'origine fino all'arrivo, spesso avviene che chi parte anche come semplice migrante economico, quindi attraverso smugglers o una gestione illegale appunto degli ingressi e degli accessi, diventi poi vittima di sfruttamento lavorativo, ma anche sfruttamento sessuale, violenze. E quindi quello che avviene lungo la tratta può modificare poi la condizione di vita dei singoli migranti, e questo viene riportato poi nei luoghi di accesso all'Europa e quindi nei luoghi dove devono essere presentate queste domande di asilo. E l'ultimo spunto per una riflessione successiva riguarda proprio il contesto italiano, che era l'ambito su cui diciamo nel contributo preparato si guarda al corridoio Italia-Slovenia, che è appunto una sorta di passaggio quasi finale di un primo ingresso, di una prima porta d'ingresso dalla rotta balcanica verso l'Italia, quindi l'Europa, che però ha anche una sua natura e di storia, di porosità, di confine, che quindi non si è improvvisata dal 2015 ad oggi, ma che già dagli anni 70 veniva utilizzata per il traffico di contrabbando, di armi, di migranti irregolari che non erano semplicemente pakistani, ma erano più dell'ambito dei paesi balcanici e poi sono arrivati anche asiatici, eccetera. Quindi questi luoghi sono dei luoghi che hanno anche una storia di passaggi migratori che negli anni hanno anche creato una sorta di DNA di questi luoghi, che non utilizzano solo chiaramente i passaggi di frontiera, ma tutta la zona carsica dell'altipiano e con i passeur dalla Slovenia o dall'Italia sono stati sicuramente negli anni dei luoghi di attraversamento che hanno creato appunto una lunga storia, una lunga precedenza, e che, come già è stato richiamato, richiedono anche, proprio per la loro complessità e per la vicinanza di altri attori chiave, un necessario approccio multilivello istituzionale, ma non solo, alla gestione, alla governance dei confini migratori e del fenomeno migratorio. Quindi in quest'ultimo anno abbiamo sentito molto parlare di questo accordo bilaterale sulle riammissioni tra l'Italia e la Slovenia, che era stato firmato del 96 e poi nel 97 formalizzato, e che è stato rimesso rispolverato in tempi più recenti. Ma quindi è importante che siano coinvolti gli attori istituzionali dei due paesi, i ministeri degli interni, la polizia di entrambi i paesi, ma proprio per la complessità di questo fenomeno non solo loro dovrebbero essere coinvolti, quindi c'è un livello europeo, un livello centrale, ma anche ad esempio un livello regionale, quindi la regione non gestisce i flussi, ma poi è coinvolta negli aspetti per esempio dell'accoglienza, e quindi è un attore chiave, come anche la società civile o il terzo settore, che si trovano spesso in sostituzione di altri attori, oppure come con un ruolo quasi di monitoraggio di quanto avviene. E se guardiamo in una prospettiva storica, chiaramente i dati di cui noi ricercatori siamo sempre assetati, e sono dei dati spesso manchevoli perché le fonti sono sempre difficili da raggiungere, oppure sul tema dei migranti irregolari spesso si tratta di stime. Comunque questi dati, guardando al passato e guardando ad oggi, ci dicono che non sono dei numeri
preoccupanti, ma è preoccupante il modo in cui tutto ciò avviene e che rispetto ancora al caso italiano un fattore che ci riguarda è proprio la difficoltà per migranti interessati a venire in Italia o in Europa dall'estero di poter accedere a dei meccanismi di ingresso legale per lavoro che siano percorribili, che siano fattivamente percorribili e che spingono poi proprio per queste difficoltà a tentare l'alternativa della richiesta di asilo quando non ci sono nemmeno le premesse in realtà per poter accedere a queste domande di asilo che vanno poi a creare degli appesantimenti nel sistema amministrativo dell'analisi delle domande e che vanno poi anche ad ingrossare le fila degli irregolari nel paese. Quindi per noi, per il contesto italiano, anche questo è un tema che fa parte dell'analisi di questo complesso e divisivo argomento. E, lasciando anche agli altri panelist la possibilità di integrare maggiormente questi aspetti, giusto qualche riferimento bibliografico per chi volesse poi approfondire ulteriormente questi temi e soprattutto quando saranno disponibili poi gli studi CESPI o BCT potranno contribuire alla discussione. Spero di essere stata nei tempi e ringrazio Dario e tutti i panelist per la continuazione della discussione. Anna, grazie mille per il tuo intervento. Hai leggerissimamente sforato, ma va bene. Va benissimo, avevo detto non saremmo stati fiscali. Ti voglio ringraziare appunto per il tuo intervento e per i temi che hai sollevato, l'importanza dei vari snodi lungo questo percorso, il fatto che oramai non bisognerebbe più considerare il fenomeno migratorio come una crisi, come un'emergenza, ma appunto come un elemento strutturale, la new normal, come dicevi tu, e quindi la necessità di coinvolgere non soltanto i paesi in cui questo percorso sta per finire, come in questo caso appunto i paesi balcanici, i paesi dell'Unione Europea, ma anche e soprattutto i paesi di origine di questi migranti. E quindi da un lato appunto allungare la catena di questa governance, ma anche approfondirla, come dicevi tu, appunto coinvolgendo vari livelli, una governance multilivello per un fenomeno che è complesso e comunque gestibile, almeno in questa dimensione, perché appunto, come dicevi tu, i numeri non sono incredibili, ma che appunto ha bisogno di essere ripensato in termini strategici e non soltanto emergenziali, anche appunto da parte dell'Unione Europea. E detto questo, io passerei la parola al secondo speaker, il prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. E appunto ricollegandomi alla parte finale dell'intervento di Anna Ferro, quindi sulla dimensione italiana, chiederei appunto al prefetto di darci un po' l'ottica nazionale, in questo caso l'ottica italiana, un quadro della situazione attuale dal suo punto di vista. La parola al prefetto, grazie. Grazie, dottore D'Urso, mi ascolta? Sì, grazie per questo invito che mi consente di partecipare ad un seminario rivolto ad una platea molto qualificata e grazie anche a chi mi ha preceduto perché in particolare al presidente Fassino, cui ho ascoltato con interesse, ma anche i due interventi successivi, ciò che è stato riferito e che hanno da ogni punto di vista posto un affresco sull'intero fenomeno, ciò che accade soprattutto al di là dei nostri confini terrestri e che ciò che poi accade da questa parte. È vero che i numeri non sono, come è stato riferito, abbastanza considerati emergenza, però non dimentichiamo che questi numeri ci dicono una cosa soltanto, e cioè che dal 2015 ad oggi da parte del territorio noi avvertiamo sempre più difficoltà ad un processo ordinato di accoglienza e dall'altra parte poi, è inutile negarcelo, l'irruzione anche della pandemia con tutti i rischi
che vengono connessi anche alla quarantena che poi le stesse persone sono sottoposte, pone una serie di questioni di non di poco conto da un punto di vista sanitario. Ed è ovvio che noi attenzioniamo soprattutto quei valichi di frontiera che si sviluppano attraverso i confini terrestri con la Slovenia e con l'Austria, ponendo in prima linea le regioni Friuli Venezia Giulia, in particolare i territori di Trieste, Gorizia e Tarvisio, e la regione Trentino Alto Adige con i valichi di frontiera del Brennero e di San Candido. Sono ingressi di migranti che sono quindi queste frontiere terrestri e che avvengono che interessa il 79% del totale, il 61% da parte slovena e il 18% da parte austriaca. E nell'ultimo periodo, in effetti, dal 1 gennaio al 7 aprile di quest'anno, il numero complessivo dei migranti provenienti dalla rotta balcanica rintracciati in ingresso nel territorio nazionale è pari a 705 migranti, di cui 171 al confine austriaco e 534 da quello sloveno. E le principali nazionalità di questi migranti sono afghana, 270, pakistana, 129, bengalese, 108, marocchina, 31, nepalese, 32, turca, 17 e altre. Mentre guardando, e questo diventa interessante, ma è già stato fatto cenno prima, un confronto tra gli anni 19 e 20 si rileva che il numero complessivo di migranti provenienti dalla rotta balcanica rintracciati in ingresso ai confini del territorio nazionale 2019 è stato pari a 3.955, di cui 3.87 dal confine austriaco e 3.568 da parte del confine sloveno. Ora, gli arrivi attraverso la rotta balcanica sono stati registrati per la gran parte nel periodo che va da maggio a settembre, sia per quanto riguarda l'anno 2019, durante il quale si è verificato un picco di 700 migranti nel mese di settembre, che per quanto concerne l'anno 2020 con un picco di 700 nuovi rintracciati nel mese di agosto. A questo fenomeno è di vitale importanza anche comprendere la curva di ingresso che riguarda i minori stranieri non accompagnati, che resta un tema delicatissimo, di cui la struttura di missione del Dipartimento e quindi del Ministero dell'Interno si fa carico giorno dopo giorno. Tant'è vero che nel periodo di cui vi ho fatto cenno, noi abbiamo avuto addirittura anche una difficoltà oggettiva di accoglienza dei minori, tant'è che un sindaco, vi racconto questa esperienza perché è entrata in cronaca nazionale, ha caricato sulla propria macchina 5 minori cercando di trasferirli a Roma. Poi siamo intervenuti anche attraverso un concerto tra le persone e abbiamo trovato la soluzione in Friuli per l'accoglienza di questi minori. È un tema che ci stiamo ponendo anche quest'anno, perché stiamo registrando sia attraverso i numeri che ci pervengono dagli ingressi per via mare che per quelli riguardanti i confini terrestri, è in aumento notevole il numero degli ingressi dei minori stranieri non accompagnati. E non più tardi di circa un mese fa abbiamo tenuto anche una riunione con i prefetti del Friuli Venezia Giulia proprio per questi temi specifici e con l'autorità giudiziaria, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, per una serie di questioni che riguardavano proprio la tutela di questi minori non accompagnati. Quindi questo è un primo dato, un vulnus che ne abbiamo e che cerchiamo di seguire con una certa attenzione. E quindi, nonostante che nei mesi di marzo e aprile 2020 si sia verificata una diminuzione degli arrivi dei confini terrestri dovuta verosimilmente alla pandemia, la variazione percentuale che si è registrata nel 2020 rispetto al 2019 è pari al più 13,24%. Anche per l'anno in corso, quindi, si attende un aumento dei flussi nei mesi
avvenire in concomitanza con il miglioramento delle condizioni climatiche, e ovviamente questo accade anche sul versante del Mediterraneo. E la rotta balcanica, attraverso una serie di elementi che sono stati forniti, di cui si è fatto cenno, riporta ovviamente nell'immediatezza ad illustrare i profili che attengono alla protezione internazionale, perché in seguito all'introduzione delle disposizioni del decreto legge 113, le province di Trieste e di Gorizia, con il decreto ministeriale del 5 agosto 2019, sono state individuate come zone di frontiera e di transito, e quindi le domande di protezione internazionale presentate ai richiedenti direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per aver eluso o tentato di eludere i controlli, sono state sottoposte a procedure accelerate per contenere i tempi di svolgimento dell'intera fase valutativa. È stato anche fatto cenno ad un contenzioso tuttora in essere presso il Tribunale di Roma, che riguarda le cosiddette riammissioni informali, e siamo in attesa di una definitiva sentenza in tal senso. Devo anche dire che a seguito di quel pronunciamento cautelare da parte dell'autorità giudiziaria di Roma, il prefetto di Trieste ci ha riferito che quel tipo di procedure al momento sono procedure sospese. Quindi va evidenziato che la frontiera in questione, a differenza di altre, è solo nazionale, in quanto frontiera interna dell'area Schengen, e come tale non è sottoposta agli stessi controlli a cui sono sottoposte le frontiere esterne dell'Unione Europea, e tale specifica situazione di fatto rende parziale anche la lettura del dato inerente agli attraversamenti di quella frontiera, tenuto conto anche della circostanza che molto spesso, solo se intercettati, i migranti manifestano immediatamente l'intento di presentare una domanda di asilo, che poi non viene formalizzata, non consentendo conseguentemente l'espletamento né della procedura di frontiera né quella ordinaria. E in questo contesto, quindi, esaminando i dati della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste, le richieste di asilo presentate nel 2020 sono state di 1.460, di cui 116 trattate con procedura accelerata a paese sicuro e 45 con procedura accelerata di frontiera. Quindi il numero ci dice anche che in minima parte rispetto al novero delle domande complessive che vengono esaminate dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento di Trieste. Mentre le richieste di asilo presentate nel 2021 sono state, fino all'altro giorno, sono state 275, di cui 31 trattate con procedura accelerata a paese sicuro e 10 con procedura accelerata. Questo dato cosa ci dice? Che in effetti le richieste che vengono esaminate sono per la maggior parte attuate con una procedura ordinaria. Ed è evidente che anche guardando alle sfide per il futuro, si può senz'altro dire che si sta lavorando per rendere l'assistenza di carattere umanitario per tutti i migranti che passano la frontiera proveniente dalla rotta balcanica più incisiva, e l'inserimento nel circuito dell'accoglienza per i richiedenti di protezione internazionale più tempestiva e di percorsi di integrazione di qualità sempre maggiore. Ed è una sfida anche del Dipartimento che ha da tempo attuato con le ONG, con le organizzazioni umanitarie, con una serie di progetti e di collaborazioni che tengono conto proprio e soprattutto del profilo umanitario dell'accoglienza, non disgiunto da quello del rispetto della dignità della persona. E non nascondendo però che l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia ha posto certamente alcuni ostacoli e richiesto importanti sforzi organizzativi,
per assicurare un'adeguata assistenza dei migranti, nel contempo per rispettare l'osservanza dei protocolli sanitari anti-Covid. Ed è il tema forse che più ci sta preoccupando in questo momento, perché abbiamo posto in essere con i prefetti della Regione Friuli-Venezia Giulia una serie di iniziative per la individuazione di strutture di accoglienza che abbiamo sempre più difficoltà di individuare, e anche quelle che abbiamo attraverso una serie di interventi immediati, d'urgenza, proprio per rispettare le norme anti-Covid. Ciò è evidente che ha portato inevitabilmente ad un allungamento delle procedure di assistenza. Infatti, tutte le procedure di frontiera devono essere necessariamente precedute da uno screening sanitario. E per i casi ovviamente vulnerabili, che spesso riscontriamo, è prevista una trattazione prioritaria. Per quanto riguarda l'accoglienza, la pandemia impone l'individuazione di strutture per l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria prima dell'immissione al circuito di accoglienza del SAI, del sistema di accoglienza e integrazione. Peraltro, per la sola provincia di Trieste, c'è stata la stipula di una convenzione con la locale azienda sanitaria universitaria, che ha permesso lo svolgimento di controlli sanitari nella prima assistenza dei migranti che passano la frontiera presso il valico di Fernetti. E sempre nel territorio di Trieste si sta lavorando per il reperimento di nuove strutture idonee per lo svolgimento dell'isolamento fiduciario, come peraltro lo stiamo già facendo nella provincia e nella città di Udine. Questo ha allo scopo di aumentare le strutture che già abbiamo, quelle esistenti, in vista dell'atteso aumento dei flussi dei prossimi mesi, e questo avviene attraverso avvisi pubblici con il carattere dell'urgenza, che tramite anche sopralluoghi presso aree demaniali si stanno individuando situazioni particolari per l'installazione di moduli abitativi. Sempre in tema di accoglienza, tra l'altro, è stato varato da poco il nuovo capitolato relativo alla gestione dei centri di accoglienza, che prevede l'incremento dei servizi per l'integrazione, che è per noi un obiettivo prioritario, allo scopo di aumentare la capacità per sostenere i percorsi individuali di integrazione per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale anche provenienti dalla rotta balcanica, anche se la regione Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente interessata da questo. Quindi, se noi dobbiamo un attimo come dipartimento fare sintesi e il punto della situazione, viene fuori che la grande sfida che stiamo affrontando e che ci attende riguarda da una parte le procedure al confine, che sono procedure che, come voi ben sapete, sono attuate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ma soprattutto la grande sfida è quella che i migranti e soprattutto i minori che raggiungono il territorio italiano attraverso la rotta balcanica devono essere accolti in maniera tale da garantire loro massimo standard di dignità umana e soprattutto di accoglienza. E questo elemento, aggravato dalla fase pandemica, pone la individuazione di percorsi individuali che vanno da una parte all'isolamento fiduciario e quindi la individuazione di strutture per le quarantene, poi la individuazione eventuale di vulnerabili, poi l'esame della richiesta di protezione internazionale, e in questo frangente individuare la struttura SAI cui fornire loro l'assistenza massima possibile, ma soprattutto anche un percorso individuale di integrazione. È una filiera abbastanza complessa che sta reggendo, ma che ha come idea fondante quella di creare l'accoglienza più diversificata possibile per garantire questi diritti alle persone che oltrepassano il nostro confine terrestre dalla rotta balcanica.
Il territorio, devo dire la verità, ma non soltanto in Friuli Venezia Giulia, nel territorio, in tutte le regioni d'Italia, dopo il fenomeno pandemico, ha difficoltà ad assorbire queste situazioni, tant'è che, come voi ben sapete, per le strutture della quarantena sono state individuate delle navi che sono sulla costa siciliana, in cui noi affrontiamo le quarantene provenienti delle persone provenienti dalla Libia, dalla Tunisia e comunque per l'ingresso o da ONG e quindi da ingressi via mare. È chiaro che noi stiamo facendo il massimo possibile, però dall'altra parte stiamo avendo anche una interlocuzione con il territorio e questa interlocuzione spesso non è semplice da attuarsi proprio perché il territorio ha difficoltà ad individuare queste strutture. E questo è il nostro punto di vista con i dati che vi ho fornito. Io purtroppo ho un'altra videoconferenza che è già iniziata in coda, mi spiace lasciarvi, vi chiedo scusa, ma credo che saranno qui con me due viceprefetti, un viceprefetto di Quattro, il viceprefetto Candura, se per eventuali riflessioni finali risponderanno le mie collaboratrici. Io vi ringrazio di cuore. Grazie a lei, prefetto di Bari, per il suo intervento, per aver declinato in chiave nazionale questo fenomeno, appunto analizzando con dati molto importanti la portata del fenomeno sul confine orientale italiano. Soprattutto la ringrazio anche per aver sollevato il tema dei minori non accompagnati, che ovviamente è molto importante anche per quanto riguarda la rotta balcanica, e anche per aver in qualche modo sottolineato come l'impegno delle autorità sia rivolto a dare quanto più alto standard di dignità e accoglienza a chi arriva. E questo secondo me fa ben sperare anche nel bilanciamento di cui si era parlato prima tra esigenze di accoglienza e di dignità da un lato e diciamo timori magari da parte degli stati nel procedere appunto a questa accoglienza. Quindi secondo me si tratta di un intervento importante e incoraggiante, nonostante appunto come lei faceva riferimento alle difficoltà legate alla pandemia, che ovviamente complica tutto il quadro. E quindi grazie ancora, prefetto. A questo punto io darei la parola a Gianluca Rocco. Grazie, buon lavoro a tutti, grazie. Grazie a lei. Appunto, darò la parola a Gianluca Rocco, il capo missione di OIM per la Grecia e Regional Response Coordinator. E, come diceva appunto Anna Ferro prima, la nostra ricerca ha individuato alcuni degli snodi principali della rotta balcanica, quindi parlando diciamo, dal punto di partenza, in un certo senso, il confine tra Grecia e Turchia, e quindi chiederei appunto al dottor Rocco di darci un po' il quadro della situazione sul terreno, anche di illustrarci un po' quali sono le attività che OIM svolge sul campo. Grazie. Grazie, buon pomeriggio, grazie all'opportunità di partecipare a questo interessante webinar, interessante dal punto di vista di uno che lavora su questi temi, ma anche dal punto di vista personale, visto che avendo origini friulane vedo che io mi trovo all'inizio di un percorso che finisce a casa mia. Perché parliamo di questa situazione? Questa situazione continua a essere molto complessa, nonostante siamo ben lontani dalla situazione che abbiamo visto nel 2016 con 1 milione di persone che hanno transitato questa rotta, perché questo non è un problema di operazioni, non è un problema umanitario, è un problema politico. È un problema politico perché ai tempi del milione di persone che passavano attraverso i Balcani, il regolamento dei flussi giornaliero era alterato o dal maltempo o dallo sciopero dei traghetti in Grecia. Non c'era alcun tipo di controllo dei flussi da parte dei governi
e da parte dell'Unione Europea. Questa situazione ha continuato, se voi ricordate, per settimane e settimane, fino a quando i paesi dei Balcani, quindi ancora delle entità non europee, hanno deciso di chiudere le frontiere. Da parte di noi europei non siamo riusciti a trovare il modo di regolare questi flussi perché non riuscivamo a trovare una risposta su che cosa vogliamo fare con queste persone. Vogliamo rimandarli indietro? Vogliamo accoglierli tutti? Vogliamo discriminare tra i vulnerabili e non vulnerabili? Nessuno è stato capace di prendere questa decisione. Per cui i paesi balcanici hanno preso questa decisione per noi. Questa situazione, se voi vedete, il primo intervento di tipo politico per cercare di regolare questi flussi è stato l'EU Turkey Statement, che è uno statement. Non è un documento politico, è uno statement, perché a quel tempo c'era un'urgenza di chiudere o di regolare i flussi e si capiva che non era possibile andare attraverso un accordo politico con la Turchia. Questo EU Turkey Statement ha in qualche modo regolato i flussi e siamo passati da 1 milione di persone che nel giro di 3-4 giorni partivano dalla Siria e arrivavano in Germania ad una situazione che è certamente molto diversa oggi. Oggi i flussi sono molto minori, però ci troviamo in una situazione in cui i flussi sono minori per ancora una contingenza di diversi elementi in assenza ancora di una decisione, chiara decisione politica. Se noi vediamo quello che sta succedendo sul confine greco-turco, sapete benissimo che la Grecia ha adottato delle misure di controllo dei confini molto, molto rigide in quest'anno. Tuttavia non è questo il risultato, non è per questo che noi abbiamo i flussi così ridotti. Se fosse così semplice regolare i flussi attraverso la polizia di frontiera, penso che almeno la situazione sul confine del Messico sarebbe diversa da quella di adesso. Purtroppo coloro che pensano di utilizzare solo l'attività di confine e la polizia di confine per fermare questi flussi non capiscono che il regolamento dei flussi è un insieme di diversi elementi che si combinano tra loro, dove l'attività di frontiera è uno degli elementi, ma non può essere l'elemento cardine. Il deve essere inserito all'interno di una politica europea che ha diversi elementi. Quello che sta succedendo quindi su questo confine è una combinazione di più attività alle frontiere, il Covid rende molto difficile gli spostamenti all'interno della Turchia e diventa molto difficile per i migranti raggiungere le coste. Quello che vediamo ogni giorno, questi tentativi che si continuano a vedere di raggiungere le coste greche, sono fatti più che altro da un relativamente piccolo gruppo di migranti che sono sulle coste turche e da lì continuano ripetutamente a cercare di raggiungere la Turchia. C'è anche un cambiamento nella politica turca, perché se voi vi ricordate all'inizio dell'anno scorso, la Turchia con dei chiare dichiarazioni del presidente agevolava o favoriva lo spostamento dei migranti dall'interno sulle coste per lasciare la Grecia. Questo non sta succedendo ora. Per cui noi adesso ci stiamo trovando in una situazione dove ben poco è cambiato dal punto di vista politico e per delle contingenze non abbiamo degli arrivi.
Cosa succede se queste contingenze cambiano? Cosa succede se la Grecia decide di cambiare le sue politiche ai confini? Se il Covid, la vaccinazione permetterà alla gente di spostarsi più rapidamente? E se la politica della Turchia, soprattutto in ambito di una discussione delle negoziazioni con l'Unione Europea, cambia questa politica, ritorna alle politiche che aveva fatto all'inizio dell'anno scorso. Il mio timore è che se questo succede, noi ci ritroveremo ancora una volta come Europa impreparati a gestire questo tipo di flusso. Quello che vedo, perché adesso da parte europea si ha la sensazione che bisogna regolare il flusso, non dico all'origine, ma almeno a livello di Turchia. E ci sono delle discussioni su una rinegoziazione degli Turkey Statement per cercare di rivederlo e di fare in modo che questo strumento possa prevenire un'eventuale ripresa dei flussi ad alto livello. Tuttavia mi sembra che ancora una volta noi europei consideriamo che questo è un problema di soldi. Questo non è un problema di soldi. Non si possono risolvere queste cose con i soldi. C'è un limite, no? Noi abbiamo la tendenza molte volte a dare i soldi a qualcuno che faccia il lavoro nostro, no? Quello che dicevano anche i relatori prima di me, chiediamo ai Balcani di tenere i migranti perché noi non li vogliamo tenere. Chiediamo alla Turchia di fare un certo tipo di accoglienza, così noi ne possiamo fare di meno. Ci sono due problemi con questo tipo di politica, dal mio punto di vista. Il primo è che diamo la capacità di influenzare tutte le nostre politiche di immigrazione a qualcuno che è esterno a noi, come Unione Europea. Per cui dobbiamo mettere in conto che questa entità terza possa avere anche i propri interessi, che potrebbero anche divergere dagli interessi dell'Unione Europea. Seconda cosa è che se è veramente una questione di soldi, poi dobbiamo essere pronti a dare tutti i soldi che ci chiedono. Per cui quello che mi preoccupa per il futuro è questa idea che noi tendiamo a semplificare il problema, ma il problema richiede delle analisi di fondo. Cosa vogliamo fare con questi flussi migratori? Non possiamo continuare a dire sì, ma noi siamo pronti, noi europei, a ricevere tutti quelli che scappano dalle guerre e che hanno bisogno di ottenere lo stato di rifugiato. Dobbiamo tener conto che c'è gente che viene da noi per altre ragioni. C'è gente che viene da paesi dove le loro condizioni non sono necessariamente di pericolo o di povertà estrema. È gente che vuole migliorare la propria vita tanto quanto gli italiani che andavano in America dopo la guerra volevano migliorare la propria vita. Per cui come Unione Europea dobbiamo cercare, penso, di dare delle risposte a queste domande, alla domanda di fondo che cosa vogliamo fare con queste persone e cominciare delle politiche serie su questione di lavoro, su questione di aprire le nostre comunità a persone di cui abbiamo bisogno, anche per questioni economiche, non solo per questioni sociali. Se noi vediamo come ci sta muovendo l'Unione Europea, a parte una rinegoziazione degli Turkey Statement, c'è ancora sul piatto questo patto, no? Che è stato messo nero su bianco dalla presidenza tedesca, mettendo
insieme tutta una serie di concetti che non sono nuovi, perché erano sempre stati discussi separatamente a livello europeo e nella grandissima maggioranza dei casi erano stati bocciati a livello europeo. Quindi il patto senza dubbio è un buon inizio, è almeno il modo per mettere le carte in tavola. Se noi vogliamo evitare situazioni come quelle che abbiamo visto a Lampedusa anni e anni fa, o abbiamo visto più recentemente a Moria, io sinceramente non vedo nulla nel patto che possa risolvere quelle situazioni. Per cui, secondo me, siamo adesso nel limbo, no? Aspettando e di vedere che cosa succede. Che cosa succede in Turchia, primariamente, naturalmente anche quello che succede oltre la Turchia, in paesi come la Siria, l'Afghanistan, il Pakistan, ma primariamente dobbiamo preoccuparci per la rotta balcanica della situazione in Turchia, perché da lì se non c'è un accordo, se non c'è un passo in avanti nelle negoziazioni tra l'Unione Europea e la Turchia, ci ritroveremo esattamente nelle stesse condizioni. L'idea del patto di cercare di contenere il problema alle isole greche è una teoria che può funzionare solo nel caso in cui c'è la possibilità di cooperazione con la Turchia. Altrimenti, prima o poi, le isole greche si riempiono, vengono trasferiti i migranti sulla terraferma e dalla terraferma diventa molto difficile controllarli. Per cui, sì, una situazione difficile e complicata, perché non vedo quella volontà politica. Sinceramente avrei sperato che una presidenza forte come la presidenza tedesca avesse avuto la forza di imporre almeno certe decisioni sull'asilo, magari decisioni semplici, non decisioni più complesse. Ma il fatto che la presidenza tedesca abbia in qualche modo fallito in questo non mi dà molta speranza per il futuro. Adesso la prossima presidenza sarà slovena, sono direttamente interessati dai flussi della rotta balcanica, però obiettivamente la forza politica della Slovenia rispetto alla Germania è diversa in ambito europeo. Io chiuderei qui per cercare di rimanere nei limiti che mi sono stati dati. Naturalmente sono pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Grazie mille a Gianluca Rocco anche per essere rimasto effettivamente entro i limiti e soprattutto per aver sollevato questioni molto importanti. Non si tratta di una questione tecnica, si tratta di una questione primariamente politica. Non tutto l'approccio, il discorso umanitario, diciamo così, una conseguenza. Quindi l'assenza di politica e la presenza di soluzioni tampone, soluzioni tattiche e non strategiche, porta non soltanto all'aggravarsi di queste situazioni, ma anche a riproporsi in futuro di queste situazioni. Anche il tema del ruolo della Turchia è importantissimo in questo senso. Quanto possiamo spingerci come Unione Europea a subappaltare il problema a un paese che non pienamente, in certo senso, condivide i nostri valori o le nostre linee prospettiche. Questo è sicuramente un tema molto importante e ringrazio ancora una volta Giulio Carocco per averli sollevati. A questo punto darei la parola a collega di Gianluca Rocco, la dottoressa Laura Lungarotti, capomissione di OIM in Bosnia-Erzegovina e sub-coordinator in the Western Balkans. E, ovviamente l'interesse che si è riacceso per la rotta balcanica recentemente deriva da quello che è successo nel campo di Lipa, nel nord-ovest della Bosnia. Quindi vorrei chiedere appunto alla dottoressa Lungarotti
una sua opinione su quello che sta succedendo, quello che appunto OIM sta facendo sul terreno e in un certo senso anche quale può essere la prospettiva, considerando quanto sia fragile istituzionalmente il contesto bosniaco e come in qualche modo questa situazione possa essere alleviata, anche per quanto riguarda appunto il fatto che la maggior parte, la stragrande maggioranza di questi migranti poi cerca di oltrepassare la barriera comunitaria per muoversi in Croazia e poi appunto verso altri paesi dell'Unione Europea. Grazie. Grazie a lei e grazie a tutti per questo invito. Buonasera da parte mia, sono Laura Lugarotti, sono basata effettivamente a Sarajevo come capo missione dell'ONU qui in Bosnia Erzegovina, ma mi occupo di tutta la rotta balcanica, perché copro anche altri quattro paesi, cioè la Serbia, il Montenegro, il Nord Macedonia e l'Albania. Quindi in qualche modo ho una task complessa, ma allo stesso tempo molto interessante, perché mi permette effettivamente di vedere un po' l'evoluzione e la risposta lungo tutta questa rotta balcanica. Sono state dette moltissime cose molto valide, alle quali mi va di aggiungere qualche altro dettaglio. Allora, il primo punto che è stato già più o meno sottolineato è che i paesi di questa rotta balcanica e ancora principalmente, ora ancora di più grazie all'attualità recente, la Bosnia Erzegovina si considerano e sono considerati dei paesi di transito. Quando però guardiamo un attimo le cifre oggigiorno, le cifre non sono più allarmanti, cioè in Bosnia Erzegovina oggi parliamo di circa 7.000 migranti, 4.400 accomodati nei vari centri di transito, di cui alcuni gestiti dall'OIM, e 1.700 che vivono fuori dai centri di transito ufficiali. In Serbia parliamo di circa 8.000 migranti. I numeri non sono allarmanti, ma cosa diventa allarmante è la risposta, che è ancora, come abbiamo spiegato, una risposta emergenziale, una risposta ad una crisi. I paesi dei Balcani non sono ancora passati ad una logica di governanza della migrazione, come poter capitalizzare sull'arrivo dei migranti, come poter diversificare il percorso dei migranti, come spiegava in qualche modo anche il prefetto di Bari, cioè un'accoglienza differenziata in funzione del profilo. Questo attualmente non esiste per una volontà politica propria e domestica di molti di questi paesi, che in qualche modo si sono focalizzati negli ultimi tempi solo ed esclusivamente nell'accoglienza, quindi nella gestione dei centri di transito, non sempre gestiti direttamente dallo Stato, questo è anche uno dei problemi principali, in alcuni casi gestiti dalle organizzazioni internazionali, quale la nostra, che vogliono gradualmente riportare la responsabilità allo Stato. E quindi si sono focalizzati, come spiegavo, sempre di più sull'accoglienza, senza avere un progetto intorno a tutte queste persone che sono accolte sui loro territori. Non dimentichiamoci però, e questo è un dato di parentesi del quale sempre meno sentiamo parlare, che molti e la maggioranza di questi paesi della rotta balcanica sono anche e soprattutto dei paesi di origine dei migranti, perché per esempio, dalla Bosnia Erzegovina ci sono più di 2 milioni di migranti della Bosnia Erzegovina che vivono nel resto dell'Europa occidentale. Ci sono più di 4 milioni di migranti della Serbia che vivono nel resto dell'Europa. Quindi, in qualche modo, la prospettiva relativa di questi paesi è sempre una prospettiva di paesi di transito, quando invece potrebbe essere una prospettiva un giorno di paesi di destinazione, ma anche e soprattutto di paesi di origine dei migranti. Quello che noi stiamo cercando di fare sempre di più insieme alle istituzioni di tutti i vari paesi, e che è stato particolarmente forte ed è ancora molto forte qui in Bosnia Erzegovina, è cercare di far cambiare questa prospettiva, cioè uscire da una logica emergenziale e entrare in una logica più di governanza della migrazione. E questo passaggio chiaramente si scontra con tante altre difficoltà. Il contesto politico frammentato della Bosnia Erzegovina, al quale è stato già fatto allusione, che è uno dei fattori ostativi principali per la presa di decisioni a tutti i livelli, ed è stato anche quello che è emerso chiaramente nell'evento di Lipa, nel quale 900
ragazzi praticamente sono stati bloccati in cima a una montagna senza accesso all'acqua e all'elettricità per qualche tempo, proprio per questo impasse tra i diversi livelli decisionali. Quindi stiamo cercando con molta difficoltà di far passare da uno stato emergenziale a uno stato di governanza della migrazione, dove all'interno anche dei Balcani ci possa essere un percorso differenziato in funzione del profilo diverso delle persone che attraversano questa rotta. È stato già spiegato, si tratta di flussi misti, abbiamo diversi profili di persone che passano questa rotta, dal richiedente asilo, che però non chiede asilo qui, nota interessante che in qualche modo fa ripensare anche in qualche modo a come le persone e come il profilo delle persone cambia durante il percorso, decide piuttosto di chiedere l'asilo in Europa per legami familiari, per il contingimento, per altri legami. Abbiamo però anche tanti migranti economici, abbiamo minori non accompagnati, abbiamo famiglie, abbiamo rifugiati climatici, migranti climatici. Ultimamente abbiamo avuto per esempio una mandata, un inizio di arrivo anche di migranti eritrei e etiopi, che quindi sono immediatamente in relazione con gli eventi in Etiopia e in Eritrea. E quindi come identificare dei percorsi differenziati in funzione dei vari profili. Attualmente c'è un sistema tale, praticamente in quasi tutti i paesi della rotta balcanica, tranne forse l'eccezione dell'Albania, dove una persona per poter rimanere nel paese appena arriva deve chiedere l'asilo obbligatoriamente, anche se in realtà o deve fare un'intenzione di richiesta di asilo, anche se in realtà non ha intenzione di richiedere asilo, ma questa intenzione di richiesta di asilo gli permette di rimanere, nel caso per esempio della Bosnia, 14 giorni in situazione di regolarità fin quando un'altra soluzione, fin quando il migrante stesso decide di non continuare il suo viaggio. Quindi come riformare questo sistema? Come permettere che a coloro che chiedono l'asilo, questo asilo possa essere garantito e ci possa essere un percorso? Come permettere a coloro che non chiedono l'asilo ma hanno altri bisogni di protezione, minori non accompagnati e altro, di ricevere un'accoglienza adeguata? E come permettere a coloro che non si qualificano per nessuno scenario di o scegliere il ritorno volontario o essere riammessi nell'ambito degli accordi di ammissione o di respingimento o in qualche modo di ritorno forzato messi in piedi dai paesi. Quindi come creare un sistema di governanza della migrazione? Questo è uno, diciamo, dei challenges ai quali facciamo fronte e su quali siamo attivi a diversi livelli con tutte le istituzioni europee e non solo, con la comunità internazionale. È stato fatto allusione chiaramente a il ruolo, cioè questa tenaglia in qualche modo dell'Unione Europea che circonda i Balcani. I migranti vengono dall'Unione Europea, vanno nell'Unione Europea, in qualche modo questo senso di da parte degli stati dei Balcani, perché ce ne dobbiamo occupare noi? Questo è un problema europeo, perché ce ne dobbiamo occupare noi? Ma lì è importante poter anche lavorare con le istituzioni, come stiamo facendo qui, per cambiare una prospettiva. Cioè, prima di tutto, la migrazione non è un problema, non è un problema del quale dobbiamo occuparci per risolverlo, ma è una potenzialità, se ben gestita, può portare molto. Vi do un esempio concreto. Qui, nell'ambito dell'accoglienza e dell'aiuto e l'assistenza ai migranti, abbiamo impiegato più di 300, per esempio, giovani umanitari della Bosnia-Erzegovina nella provincia di Hacunasana, che è proprio lo stato confinante con la Croazia. Giovani che se no altrimenti sarebbero andati sicuramente in Europa, in Germania, avrebbero sicuramente abbandonato la Bosnia-Erzegovina. Quindi, in qualche modo, la migrazione ha portato impiego, stiamo procurando tutti i beni come cibo, coperte, scarpe, tutte localmente attraverso ditte della Bosnia-Erzegovina che quindi contribuiscono alla risposta. Come dare un'immagine più positiva della risposta a migranti anche in Bosnia-Erzegovina? Questo è uno dei punti importantissimi sui quali dobbiamo lavorare tutti insieme, far capire che
La migrazione non è un problema, è un fenomeno che se ben gestito può portare del potenziale. Ci possono essere, questo mi è stato detto da moltissimi giovani migranti che incontro nei centri di transito regolarmente, ci possono essere degli scenari dove se il migrante accede ad un lavoro, il migrante è interessato a rimanere anche in Bosnia e Erzegovina piuttosto in Serbia. Se questi paesi che hanno visto un esodo massiccio dei loro giovani un giorno saranno confrontati e si renderanno conto che ci sono tante professioni che magari possono essere riempite anche dai migranti, questa è una prospettiva che può far cambiare anche il prospetto in generale rispetto alla questione migratoria. Questi sono i temi sui quali noi lavoriamo sempre di più. Chiaro, il punto che è stato segnalato anche da Gianluca e da altri è che l'Unione Europea, non avendo ancora una visione chiara su questo tema migratorio, ha messo sulla tavola questo patto che è un inizio in qualche modo di visione comune, ma chiaramente non aiuta a trovare delle soluzioni ogni tanto che siano delle soluzioni domestiche anche a questi stati della rotta balcanica, che vengono tutti all'Unione Europea, all'accesso verso l'Unione Europea come l'unico obiettivo, e in qualche modo le condizioni imposte rappresentano un diktat che a più livelli viene seguito dai diversi paesi di questa rotta. Quindi dobbiamo sempre di più cercare di lavorare per creare un modello balcanico alla gestione delle migrazioni, un passaggio dall'emergenziale verso la governanza delle migrazioni e lavorare anche sull'indotto positivo della migrazione, abbattere anche tanta retorica negativa, xenofobia che abbiamo visto in questi giorni, purtroppo anche causata parzialmente dall'impressione che il Covid sia anche un fenomeno che in molti casi è stato importato dai migranti, ha creato in questi ultimi tempi, e questo è un tema sul quale per esempio in Bosnia vogliamo lavorare sempre di più, cioè quello di lavorare con le comunità di accoglienza, cioè coloro che vivono nella cittadina di Bihać, coloro che vivono nell'una sana, come anche loro possono cambiare prospettiva rispetto ai migranti che sono qua, come possiamo cercare di abbattere la xenofobia. Abbiamo avuto purtroppo degli incidenti terribili dove alcuni dei nostri operatori umanitari, dell'OIM e delle altre ONG sono stati attaccati dagli stessi cittadini della città nel momento in cui andavano a portare dell'aiuto umanitario. Cioè questi sono tipo di fenomeni che ci mettono molta preoccupazione e sui quali dobbiamo lavorare urgentemente, cioè creare delle comunità di accoglienza che sono sempre più aperte, che vedono nella migrazione un fenomeno e non solo ed esclusivamente un problema. Volevo soltanto concludere con due punti e poi chiudo perché penso sia interessante ascoltare le domande se ci saranno, e cioè di alcuni in qualche modo gap sul quale dobbiamo lavorare insieme sempre di più anche con l'Europa chiaramente, ma anche soprattutto qui nella rotta balcanica. Il primo è quello dei dati ed è stato spiegato molto bene anche da Anna Ferro, cioè all'interno dei vari stati di questa rotta balcanica non c'è un'unica fonte di informazione rispetto ai dati sulla migrazione, dati in arrivo, dati di accoglienza, dati di migranti che esistono e che stanno anche fuori dai centri di transito. E poi fra i vari paesi non c'è scambio di questi stessi dati. Quindi i vari dati che sono stati dati nel corso degli anni sono molto aleatori, spesso delle stime, e quindi è assolutamente necessario lavorare su una migliore comprensione dei dati della migrazione e su questa base anche creare delle politiche che siano basate su dei veri fatti e sulla realtà del terreno. E il secondo punto, che è stato anche menzionato precedentemente, è il fatto che molti di questi paesi della rotta balcanica, la Bosnia in particolare, non si erano mai concentrati sul contrasto della criminalità transnazionale organizzata che toccasse anche i migranti in transito, cioè hanno tutti più o meno un lavoro fatto di coordinamento rispetto alle vittime di tratta che vengono da questa regione, che sono sfruttate in altri paesi, che poi ritornano e hanno bisogno di reintegrazione, ma non hanno mai guardato al fenomeno della tratta e del traffico fra la comunità migrante. E quindi questa è l'urgenza sulla quale dobbiamo lavorare sempre di più. Ed il Covid ce l'ha messo ancora più in evidenza, perché con le chiusure
delle varie frontiere durante il Covid, i flussi e soprattutto il lavoro dei trafficanti è aumentato esponenzialmente, con episodi di sfruttamento ancora maggiore a scapito chiaramente dei migranti e delle vittime di tratta. In tutto questo i paesi di questa regione si sono trovati assolutamente impreparati al contrasto di questo fenomeno, in alcuni casi anche all'identificazione di vere e proprie filiere. Quindi è un punto sul quale vogliamo lavorare, stiamo già lavorando con le varie autorità di frontiera e non solo, ma è sicuramente la prospettiva sulla quale dobbiamo continuare a lavorare insieme. Mi fermo qua, penso, perché sono interessata a sentire le vostre domande e rimango disponibile. Grazie. Grazie mille, dottoressa Lungarotti, per il suo intervento e in particolare per aver appunto evidenziato la necessità di la fame di governance di questi fenomeni, di come appunto si debba passare in un certo senso da una percezione di emergenza, percezione negativa, una percezione di opportunità anche per le comunità locali colpite, o comunque che vivono questo fenomeno sulla loro pelle in un certo senso, come appunto un contesto come la Bosnia sia in un certo senso esemplificativo delle difficoltà di un paese che si trova sulla rotta balcanica a dover affrontare un fenomeno in un certo senso nuovo, quantomeno ormai non più nuovo, ma quantomeno non originario di quelle parti, e allo stesso tempo interfacciarsi con altre realtà, come per esempio quella dell'Unione Europea, da cui si aspettano certe risposte, si aspettano certi segnali, magari questi segnali non arrivano o vengono interpretati in un altro modo. E quindi la ringrazio ancora appunto per il suo intervento. Darei la parola, siamo quasi nei tempi, darei l'ultimo intervento al vicequestore Giuseppe Colasanto, che fino a poco tempo fa è stato il dirigente della polizia di frontiera terrestre a Trieste. Quindi vorrei in un certo senso un intervento conclusivo desse l'opinione del vicequestore su quello che lui ha vissuto come dirigente della polizia di frontiera nel punto d'ingresso poi della rotta balcanica in Italia, e in qualche modo anche ricollegandoci quindi con quanto per esempio detto prima dal prefetto. E a lei la parola. Tanto grazie, buonasera, e grazie di questo cortese invito. Mi ha fatto molto piacere, perché ho visto veramente un livello alto dei partecipanti con i loro interventi. Come avevo accennato, fino a pochi giorni fa, fino al 1° aprile, sono stato il dirigente della Polizia di Frontiera di Trieste e ho vissuto gli ultimi 2 anni con questa posizione, diciamo, dopo aver vissuto la rotta balcanica dall'altra parte, in quanto per anni sono stato in missione in Bosnia, in Bosnia-Herzegovina, in Albania, in Kosovo, e quindi insomma ho avuto l'opportunità di vivere le due facce del fenomeno. E come diceva giustamente Gianluca Rocco, possiamo parlare più che di rotta balcanica, di rotta anatolico-balcanica, in quanto diciamo l'origine del transito avviene proprio da quelle aree di confine, e si porta dietro la Silk Route, quindi la via della seta, per poi proseguire appunto in Turchia e poi iniziare il corridoio balcanico. È un fenomeno, ormai l'abbiamo capito tutti anche degli interventi di questo pomeriggio, non più emergenziale ma ormai consolidato. I paesi di origine, sappiamo che diciamo, il 70-80% del flusso è composto da cittadini afghani e pakistani. Il Pakistan è il quinto paese più popoloso al mondo, con 250 milioni di abitanti, con tutte le contraddizioni di questa fascia asiatica. Pensiamo che il Pakistan è il primo paese islamico ad aver avuto la bomba atomica, ma allo stesso tempo sappiamo che con città con 15-20 milioni di abitanti è ipotizzabile che specialmente la fascia delle nuove generazioni, delle persone che magari hanno un titolo di studio, che hanno delle capacità
embrionali di poter avere una vita migliore abbandonano i paesi d'origine e tentano la loro avventura in Europa. Dalle indagini che abbiamo fatto abbiamo visto che è proprio un investimento da parte della famiglia afghana, da parte della famiglia pakistana, da parte della famiglia iraniana, investire su quello che è nel 99,9% dei casi il maschio, quello che eventualmente ha studiato, e c'è proprio un investimento da parte della famiglia a puntare su questo come cavallo vincente per cui si paga i trafficanti di esseri umani, si paga il viaggio affinché lui possa finalmente arrivare in Europa e da lì poter magari trovare una situazione lavorativa o un impiego più o meno lecito e iniziare a rinviare il denaro alle famiglie di partenza. Tutti hanno sottolineato, e questo lo condivido anch'io, l'eterogeneità dell'utente della rotta balcanica, quindi del migrante. E si va da appunto queste situazioni in cui si cerca di migliorare la propria vita, può essere il Pakistan, a situazioni in cui si proviene effettivamente da una zona di guerra, quale può essere la Siria. E il paradosso è che proprio le famiglie siriane, di solito molto in gran percentuale i siriani si muovono con l'intera famiglia, una volta arrivati a Trieste non chiedono asilo, perché sono talmente corretti e dicono: io voglio arrivare in Germania, voglio arrivare in Svezia, perché devo chiedere asilo in Italia? Che sarebbero invece ovviamente de plano fruitori della richiesta di asilo, perché effettivamente vengono da una situazione di guerra. Al contrario, troviamo popolazioni in cui non c'è una situazione emergenziale, non c'è una situazione di guerra, non c'è un'epidemia, ma tutti chiedono asilo. Il famoso asylum shopping, quindi dove provo, ci provo e dove finalmente riesco e chiedo asilo e spero che mi venga concesso. Volevo fare un focus anche la dottoressa Lungaro da Sarajevo l'ha indicato, quello che è come è variato il traffico degli esseri umani e il network criminale che li agevola. Da anni ormai nei Balcani sono state soppiantate le mafie locali nella gestione del flusso migratorio. Quindi il flusso migratorio è non più nel 90% dei casi in mano al bosniaco, al serbo, al kosovaro, ma nel tempo i migranti stessi, le organizzazioni criminali composte da pakistani, da afghani, hanno soppiantato completamente le mafie locali che si sono rivolte ad altri tipi di business illegali, pensiamo alla corruzione, al traffico di armi, di droga, mentre il traffico di esseri umani è ormai completamente in mano alle etnie stesse. Quindi il gruppo dei pakistani porta i pakistani, il gruppo degli afghani porta gli afghani e così via. Sono gente molto brava, purtroppo, dobbiamo ammetterlo, molto smart, che parla diverse lingue, molto capace, essendo di giovane generazione, nell'uso dei social media, quindi nel come comunicare l'arruolamento delle persone, come comunicare i vari modus operandi di come attraversare le frontiere senza essere intercettati dalla polizia di frontiera, come inviare il denaro una volta raggiunto i vari step del viaggio alla famiglia d'origine che poi paga l'organizzazione che si trova, l'organizzazione criminale che si trova in loco. Quindi anche questo è un elemento aggiuntivo di novità con il quale dobbiamo fare i conti, anche perché è un magma molto mutevole di organizzazioni criminali che si autorigenerano molto facilmente. Quindi anche se ci sono io in 2 anni a Trieste ho fatto 200 arresti di trafficanti, quindi un numero piuttosto elevato, 100 nel 2019 e 100 nel 2020. Però abbiamo notato che è estremamente facile per l'organizzazione criminale rigenerarsi, perché appunto il trafficante è l'ultimo segmento dell'organizzazione, quindi una volta arrestato è molto facile da rimpiazzare. E questo è un ulteriore aggravamento a quelle che sono le indagini di polizia.
Un'altra cosa che sottolineava la dottoressa da Sarajevo, la dottoressa dell'OIM, è la mancanza di collaborazione o interscambio con le altre polizie o con le organizzazioni lungo il corridoio balcanico. Sembra una cosa facile, ma non è così conseguenziale. E in più la pandemia ha contribuito a rendere più difficoltosa questa cosa, quindi non ci si può più incontrare, non si può fare il meeting operativo, viene fatto tutto online, il che ovviamente complica la comunicazione e lo scambio. E un'altra cosa su cui concordo, si parla della rotta balcanica come transito, però ci sono anche dei fenomeni di origine del flusso migratorio. Sempre su Trieste abbiamo l'esempio del flusso migratorio dei minori kosovari, non sempre numeri amplissimi, ma ci sono dei numeri abbastanza importanti annuali, per cui il kosovaro che ha i 17 anni e qualche mese compiuto, sempre attraverso il network criminale, riesce ad arrivare a Trieste. Chiede da minore la possibilità di avere il foglio di soggiorno, che gli viene concesso, e nel giro di pochi mesi diventa maggiorenne e quindi chiede la conversione del permesso di soggiorno. In questo caso sono tutta una schiera di gruppi piuttosto consistenti di ragazzi che entrano nel circuito dell'accoglienza, hanno una formazione di base, chi fa il falegname, chi fa altri tipi di lavoro, di manovalanza, e poi si disperde sul territorio. Quindi spesso, o comunque non ci sono rari casi, in cui entra nella zona grigia, diciamo, di quella che è l'attrazione della criminalità che ha sede qua in Italia. Butto lì una proposta, ecco, se questo tipo di formazione venisse fatta in loco, quindi in Kosovo, quindi una formazione non più fatta in Italia all'arrivo del minore kosovaro, ma fosse fatta in loco, darebbe forse delle opportunità di lavoro in Kosovo senza dover utilizzare la criminalità transfrontaliera per arrivare in Italia, e potrebbe essere un'opportunità di lavoro legale dato a questi ragazzi. Ecco, è molto variegata questo tipo di situazione. Posso fare anche l'esempio del minore non accompagnati, di cui si parlava prima, in arrivo su Trieste. Anche in questo caso il minore non accompagnato deve essere giustamente tutelato, deve avere un percorso diverso, ma pensiamo ai piccoli comuni che sono satelliti intorno a Trieste, per cui si sono trovati i comuni del Carso con 1.000-1.500 abitanti a dover gestire centinaia di minori, in quanto il luogo di rintraccio diciamo localizza dove deve venire poi il percorso di accoglienza. Per cui ci troviamo con comuni estremamente piccoli a dover gestire, con il loro budget ovviamente estremamente ridotto, dover gestire un numero anche di centinaia di minori che sono stati rintracciati dalla polizia sul loro territorio. Questo, ecco, per dare un'ulteriore immagine alla complessità del fenomeno. Non è un fenomeno ovviamente che si può risolvere con la polizia di frontiera, anche se può avere ovviamente la sua funzione di deterrente, ma è un fenomeno molto più ampio e una politica di supporto già dal paese di origine, già incidendo su quelle che sono le motivazioni della migrazione, può, ecco, essere di aiuto o attutire il fenomeno una volta che questo parte dal paese di origine. Ecco, questo era un po' il quadro da parte mia, diciamo, come tecnico o ex tecnico della frontiera triestina, che appunto ormai conclamato come, diciamo, punto di arrivo terminale della rotta anatolico-balcanica.
Dicevo, Questore Colasanto, la ringrazio per l'intervento e per aver aggiunto un'ulteriore dimensione al discorso che abbiamo fatto durante questo webinar, in particolare l'accenno che lei ha fatto molto dettagliato alla questione delle reti criminali, anche in un certo senso che si generano nei gruppi, tra i gruppi di migranti, è estremamente interessante, quindi veramente grazie per questo ulteriore contributo. Ora noi, per quanto riguarda i tempi, siamo abbastanza al limite. Abbiamo alcune domande dal pubblico che ora appunto porrò ai partecipanti. Vi chiederei la cortesia di essere a questo punto veramente sintetici, giustamente un paio di minuti più o meno. Ora io avrei intanto una domanda abbastanza puntuale per il prefetto di Bari o il viceprefetto, comunque le persone che ha in questo momento sostituito il prefetto. E, non so, non vedo nessuno in questo momento. Eccomi, sono Donatella Candura, sono il viceprefetto Donatella Candura, sì, prego, mi dica. Grazie, grazie per la presenza. E allora, soltanto una domanda abbastanza puntuale, come dicevo, sulla gestione dei fondi asilo, migrazione, integrazione, i fondi FAMI, come leggo, come i fondi europei, come diciamo, i fondi europei gestiti poi attraverso il fondo FAMI vengano impiegati in Friuli Venezia Giulia, se può darci qualche... Allora, purtroppo non mi occupo specificamente dei fondi FAMI, quindi posso dire che so che ci sono dei progetti in Friuli Venezia Giulia, sicuramente. L'autorità responsabile del FAMI è incardinata presso il nostro dipartimento e si lavora insieme con varie regioni per obiettivi. Il fondo è strutturato, insomma, c'è l'obiettivo asilo, l'obiettivo integrazione, l'obiettivo rimpatri. Se non sbaglio, erano stati attivati dei progetti proprio in Friuli Venezia Giulia relativamente ai rimpatri. Non posso essere più precisa perché, ripeto, non me ne occupo direttamente. Poi se c'è un interesse specifico, magari potete anche scrivermi un'email e posso chiedere ai colleghi che più direttamente gestiscono il fondo. Se posso proprio cogliere l'occasione, visto che mi avete dato la parola, per un flash, prego. Ma so che abbiamo pochissimo tempo. No, si era visto che si era accennato un po' anche il responsabile dell'OIM Grecia, giustamente ha accennato all'accordo UE-Turchia. Volevo soltanto aggiungere un piccolissimo tassello che non era stato citato, cioè il fatto che la dichiarazione, perché effettivamente non è un accordo, la dichiarazione UE-Turchia. Prevede anche il reinsediamento dei siriani dalla Turchia, cioè per ogni migrante che la Turchia, a parte i fondi che venivano assegnati alla Turchia, prevede appunto che per ogni migrante che la Turchia prendesse indietro dalla Grecia sarebbe stato trasferito tramite il reinsediamento, il cosiddetto resettlement, un siriano in Unione Europea. Volevo soltanto dire che appunto anche l'Italia ha partecipato a questo meccanismo di reinsediamento della Turchia e sono arrivati circa 300, adesso non ricordo il numero esatto, siriani dalla Turchia, quindi volevo dire che l'Italia ha anche contribuito da questo punto di vista al fenomeno della migrazione su quella rotta. Volevo aggiungere questo piccolo tassello. E poi ripeto, se la domanda specifica, se potete mandarmela via email, vi posso dare una risposta più puntuale. Va bene, grazie mille viceprefetto per il suo intervento. Io vorrei un po' sintetizzare alcune domande che hanno comunque riferimento anche a quanto è stato detto da alcuni partecipanti. In particolare mi riferisco al ruolo dell'Unione Europea nella settare gli obiettivi, la strategia e un accenno di governance di un fenomeno che non è più emergenziale ma è oramai strutturale e deve essere quindi affrontato sia dai paesi, da tutti i paesi, diciamo, di questa, chiamiamolo così, filiera. E quindi domanda che forse un po' anche, come dire, in modo quasi provocatorio vorrei rivolgere ad Anna Ferro come ricercatrice,
e a Gianluca Rocco e a Laura Lungarotti come operatori sul campo. Se poteste fare una, in un certo senso una richiesta abbastanza specifica all'Unione Europea e agli organi dell'Unione Europea che si occupano di migrazione, voi cosa chiedereste? Come poter in qualche modo migliorare la gestione del fenomeno, soprattutto dal punto di vista dei paesi della rotta? Dare la parola prima in ordine, diciamo, di intervento, prima ad Anna, poi a Gianluca Rocco e poi a Laura Lungarotti per chiudere. Grazie. Che domandona. È molto complesso, tuttavia penso che un primo aspetto o un passaggio da cui partire sia proprio trovare un punto di contatto tra aspetti di domanda e quindi legati al mercato del lavoro e di ingressi, cioè fino a che non che chiaramente questo aspetto non segue la linea delle richieste di asilo che devono essere a prescindere dal mercato del lavoro e dei bisogni da quel punto di vista, però è sicuramente un elemento che anche da un punto di vista dell'opinione pubblica e della strumentalizzazione poi degli argomenti politici, della politica migratoria è estremamente importante. Quindi, come si diceva, dati alla mano, skill shortages, mancanze in certi ambiti che possono essere anche, pensiamo all'Italia, l'agricoltura, ma anche fabbriche, eccetera. Quindi io direi che da questo punto di vista la politica migratoria deve partire dalle politiche del lavoro, del reinserimento nel lavoro e di un aspetto di questo tipo, insomma, che poi e lascio a chi seguirà degli aspetti forse più di unione delle politiche europee. Grazie mille, Anna. Dottor Rocco. Ma è molto semplice, una politica seria, credibile e trasparente sulle migrazioni. Dobbiamo dare delle certezze a quelli che si mettono in movimento per una ragione o per l'altra, e non mi riferisco a quelli che scappano dalle guerre, perché quelli possono venire da noi in Europa a qualsiasi momento. Ma agli altri, cioè, se noi non siamo chiari, e come Unione Europea siamo chiari solamente sul ricongiungimento familiare e sui visti per questioni di studio. Se andiamo a vedere la questione del lavoro, ognuno va per sé e non siamo assolutamente credibili, perché quando parliamo di quote, parliamo di numeri francamente irrisori. Sull'asilo, che dovrebbe essere un punto non controverso, non riusciamo a avere una politica comune di asilo, per cui facilitiamo anche l'asylum shopping, no? Quelli che si scelgono il paese dove rimanere. Per cui la soluzione non è difficile, avere una politica seria e trasparente. Purtroppo il passato e tutte le discussioni attorno al patto hanno dimostrato anche la fragilità del modo in cui l'Unione Europea giunge alle decisioni. Sappiamo ormai che all'interno dell'Unione Europea ci sono dei blocchi che hanno idee totalmente diverse dalla vecchia Europa, se vogliamo chiamarla così. Per cui dobbiamo cercare di overcome, di oltrepassare questi problemi e sederci seriamente e vedere una politica di immigrazione che non parli solo di ritorno e respingimenti ai confini. Chiarissimo, grazie mille. Dottoressa Lungarotti, un suo intervento finale. Sì, mi viene voglia di praticamente unirmi agli interventi precedenti, anche lì abbastanza in maniera succinta. Una politica europea che guarda la migrazione a 360 gradi, appunto non soltanto con delle politiche emergenziali di respingimento, ma anche con una politica del lavoro, dove le vie di migrazione legale diventano sempre più possibili e necessarie per riempire anche tanti gap lavorativi in tante parti dell'Europa che ne hanno bisogno. E
Sì, io direi un po' questo, e non è semplice perché non c'è probabilmente nessuno Stato che ha trovato una soluzione a 360 gradi su questo tema, e quindi non abbiamo forse modelli che tengono, forse tranne qualche raro caso oltreoceano, Canada o altro. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Un'ultimissima parola, se il vice questore Colasanto, lei che ha appunto affrontato questo discorso nel suo intervento parlando di necessità di formazione di giovani che vanno verso l'Unione Europea, magari nei paesi in loco, ecco, se vuole un po' sviluppare questo concetto, aggiungerne altri in 2 minuti, grazie. Sì, grazie. Ma Gianluca Rocco, insomma, e la Lungarotti hanno toccato quelli che sono probabilmente degli obiettivi che ci dobbiamo porre, altrimenti si resta sempre in questa fase, diciamo, intermedia di sì, ma forse, si potrebbe, ma, e poi sostanzialmente non si fa nessun passo né avanti e neppure di lato, perché proprio si rimane fermi, è anni ormai che siamo fermi su queste posizioni. E la svolta è proprio questa, insomma, riuscire a stabilire quali, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, sono le proposte che l'Europa può fare concretamente ai paesi africani, ai paesi del centro Asia, e fare questo tipo di formazioni, di screening nel paese di origine. In questo modo una persona formata, che quindi potrebbe essere l'italiano che va a formare, l'italiano che ha un proprio background lavorativo, che va a formare la persona in loco, quindi daresti lavoro sia all'italiano che si porta là, che a questa fascia di generalmente di giovani che vogliono giustamente muoversi e cercare nuovi sbocchi di vita. Terminato questo periodo di formazione, con sempre in loco un corso di lingua italiana, un corso di informatica, a quel punto la persona formata, che ha un livello di italiano sufficiente, o di tedesco se vuole andare in Germania, può presentarsi all'ambasciata italiana con una sorta di curriculum, di pedigree di questo tipo, e l'ambasciata può rilasciare un visto in base a quello che sono il match fra le richieste in Europa e quello che la persona a cui è stata formata, e poi questa persona può arrivare regolarmente in Europa e affrontare eventualmente una nuova vita, una nuova prospettiva, ma con prospettive concrete, non di vengo in Europa e poi spero e vedo che cosa può succedere, perché altrimenti giriamo sempre, cioè sostanzialmente si gira, il discorso gira sempre sullo stesso argomento, sulla stessa cosa. Questo forse è l'unica strada, non facile, ma che può portare a qualcosa di concreto, e a bloccare un flusso di irregolari e farlo tramutare in un arrivo di regolari che possono dare il contributo all'Europa, e noi possiamo concretamente aiutare queste persone. E tra l'altro, e chiudo, troncando il traffico di esseri umani e gli introiti per il network criminale, perché a quel punto prendere un aereo da Karachi a Roma costa 2.000 euro e non o anche meno, e non i 10-12.000 dollari che la famiglia poi deve pagare al trafficante per arrivare in Italia senza lavoro, senza prospettive, sperando solo forse che buttandomi nel mucchio dell'asylum shopping riuscire ad avere in qualche modo un asilo. Grazie mille, vicequestore, per la sua risposta molto molto concreta. E io a questo punto andrei verso la chiusura. Vorrei evidenziare come durante questo webinar siano stati toccati punti, secondo me, estremamente interessanti, anche in un'ottica non necessariamente tradizionale. Il fatto che comunque il fenomeno migratorio nei Balcani, ma in generale, non debba più essere considerato una crisi, un'emergenza, ma un fenomeno strutturato, costante, che richiede una governance non soltanto basata su questioni umanitarie o appunto assistenziali, ma questioni politiche e anche economiche, quindi il discorso di come incasellare la migrazione economica in un contesto più ampio,
come considerare appunto tutto ciò la nuova normale, e in qualche modo anche come aiutare i paesi dei Balcani occidentali, che si trovano in qualche modo a fare da cuscinetto tra due porzioni di Unione Europea, come far capire a questi paesi il valore che può avere anche l'emigrazione in senso non soltanto umano, economico, ma anche professionale, soprattutto considerando che alcuni di questi paesi, come ad esempio la Bosnia e Erzegovina, si stanno letteralmente svuotando, anche lì appunto dicevamo paesi che non sono soltanto di transito, ma anche di origine di migrazione. Io quindi personalmente, a nome del CESPI e di Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa, vi ringrazio. Ringrazio Anna Ferro, ringrazio il prefetto Michele Di Bari, ringrazio Gianluca Rocco e ringrazio Laura Lungarotti e il vicequestore Colasanto per i vostri interventi, il vostro tempo, che secondo me, e penso non soltanto secondo me, sono stati davvero preziosi. E vi auguro a questo punto un buon pomeriggio, una buona prosecuzione e spero a presto. Grazie mille, grazie ancora.